Ciao amici di Addictus to Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele, oggi siamo in compagnia del mio nuovo drone, diverso dagli altri che vi ho portato qui sul canale. Questo è infatti il drone al quale si è ispirata Ubisoft per il suo Watch Dogs 2. Infatti questo è il primo drone che il protagonista utilizza, si chiama, se non sbaglio, nel gioco RC Jumper. È un drone che io chiamo terrestre perché non vola ma ha delle grosse ruote ed è veramente molto divertente. Il suo prezzo oscilla dai 70 euro sul sito ufficiale ai 120 su Amazon. Ce ne sono di varie colorazioni e vari tipi che andremo a vedere insieme. Bando alle ciance e apriamo subito questa scatola. Ed eccolo qui, scatola bellissima. Si tratta di un drone della Parrot, marchio famosissimo in quest'ambito. Il suo nome completo è Parrot Mini Drones, o Mini Drone come preferite, Jumping Race Drone Tuk Tuk. Caratteristiche principali: controllabile con il nostro smartphone iOS Android, salta e rotola, è capace di parlare, ovvero registrare quel che noi diciamo nel microfono per poi dirlo tramite delle casse incorporate. Inoltre ha il turbo e tantissime caratteristiche segrete che sono dovuto andare a cercarmi su internet. Un'altra caratteristica è questa, molto interessante: possiamo scegliere un percorso per farglielo fare. Ecco qui, spiegato più nel dettaglio, tutte le sue possibilità. Vediamo qui, questi sono gli altri modelli, ma c'è l'opuscolo anche dentro la scatola, lo vedremo tra poco. Qui che dice: controllabile con iOS o Android. Ok, direi di aprirlo. Io ovviamente l'ho già provato per bene, l'ho testato e mi sta divertendo tantissimo. Il prezzo, lo ricordo, varia dai 70 ai 120 euro, un range notevole. Allora, ecco qui come si presenta nella scatola. Vediamo prima questo opuscolo, se riesco a toglierlo. Allora, abbiamo qui tutti gli altri mini droni della Parrot, questa linea molto particolare. Ci sono vari colori, come vedete, nero, rosso, bianco. Questi sopra corrono di meno, però saltano di più. Invece questi sotto fanno il contrario, saltano di meno ma corrono di più. Poi abbiamo questi con la visione notturna, quelli subacquei e tante altre cosine interessanti. Qui abbiamo un piccolo manuale di istruzioni che non dice praticamente nulla e due piedini di scorta. Ora nella scatola cosa abbiamo? Abbiamo il cavo di ricarica, togliamolo di mezzo. Abbiamo qui, se riesco a toglierla, la batteria, che secondo me è l'unico punto negativo di questo drone, perché ha una durata di 10-15 minuti, non tantissimo. È una lipo, come vedete, da 550 mAh, non tantissimo, comunque abbastanza per divertirsi. E nient'altro, abbiamo il pezzo forte che è il drone. Vediamo se riesco a tirarlo fuori. Eccolo qui, la scatola, possiamo toglierla. Il mio è giallo. Ah, dimenticavo di dire che qui ci sono anche tanti adesivi da poter attaccare per personalizzarlo un po'. Ora non ho attaccato nessun adesivo. Abbiamo questa fotocamera, questa lente anteriore che ci permette di comandare in wifi il nostro drone, un po' come funziona su Watch Dogs 2 in diretta. Abbiamo queste due ruote di gomma, costano 10 euro come ricambio sul sito della Parrot, quindi non tantissimo. Queste due luci che si accenderanno per indicarci il suo stato, la molla dietro che si comprime, qui va la batteria e nient'altro. Una cosa interessante è che questo drone può essere usato in due modalità: questa, più stabile, più grande, oppure possiamo, vi faccio vedere, comprimere le ruote. Ecco. Ora il drone è più piccolo e più compatto e potrà andare nei buchi più piccoli. Ok, non fraintendete questa frase, comunque
Avete capito, io preferisco questa modalità perché è più stabile anche durante il salto. Allora, ora vi faccio vedere, se trovo il mio telefono, la applicazione da scaricare per poterlo utilizzare. Intanto mettiamo la batteria all'interno, attiviamolo. Ecco, vedete le luci che si accendono di rosso, poi diventeranno verdi. Qui c'è un piccolo microfono, come vi ho detto, qui è l'entrata per la ricarica, oppure possiamo usare questa presa mini USB, credo, per collegare una pennetta USB nella quale andrà a registrare i video qualità scadente, non è fatto per registrare, è fatto per divertirsi, per portarlo in casa, per distruggere tutto. È veramente molto resistente, questo è di plastica, le ruote sono di gomma e attutiscono, non dico più, attutiscono qualsiasi caduta. Allora, quando sono verdi significa che il tuo wifi è attivo, potremo connetterci tramite smartphone. Notate una cosa, ragazzi, quando lo toccate si spegne, diventa rosso, è una misura di sicurezza. Ok, ora vi faccio vedere l'applicazione, bellissima, si chiama Free... devo abbassare un po' la luminosità, un po' troppo. L'applicazione è questa, Free Flight della Parrot. Ci permette di condividere i nostri tracciati anche con altri utenti online. Infatti il drone registra in continuo, streama sul nostro telefono e potremo condividere il video istantaneamente tramite questa applicazione. Però prima di usarla dobbiamo collegarci al suo wifi. È molto semplice, ve l'ho detto, quando diventa verde possiamo connetterci. Un attimo, ecco fatto, torniamo all'applicazione, ecco qui, ciao. Ora vedrete il mio metodo per registrare, che consiste in una base di un disco vuoto e un Asta Selfie collegato al telefono. Molto professionale, però funziona. Vediamo l'applicazione, abbiamo la possibilità di impostare il drone in vari modi, ve lo faccio vedere tra un attimo, molto personalizzabile. Possiamo, tramite la trasmissione vocale, sentire parlare con il drone, o meglio, per esempio, portiamo il drone a una stanza lontana dalla nostra e, mettendo le cuffie nel telefono, ascoltiamo quel che il drone sente in quella stanza. Fantastico! Possibilità di creare un percorso personalizzato, molto particolare come cosa, la galleria delle foto e dei video. Devi andare un po' in percorso libero, magari girandolo un po' per non far vedere il metodo in cui registro. Ok, sta caricando, ecco qui l'interfaccia, come vedete, faccio vedere anche il drone. Abbiamo a sinistra la possibilità di accelerare. Oddio, sta già per cadere. Il drone va molto veloce, quindi stiamo attenti. Per farlo girare dobbiamo fare così. Guardate, che figata. Oppure possiamo fare così. Abbiamo poi varie opzioni, come la possibilità di scattare foto. Possiamo ribaltarlo, vi faccio vedere tra poco a che serve ribaltarlo. Un po' di opzioni varie, come ad esempio rotazione. Ok, stati calmo però. E tante altre. Anche il boost, per esempio. Togliamolo. Qui ci sono le impostazioni del drone. Il drone ha un audio suo. Lo mettiamo al massimo, così ve lo faccio sentire. Possiamo regolare anche, ad esempio, la sua velocità di rotazione, velocità massima e altre cosine. Molto personalizzabile sotto questo aspetto. Ora faccio vedere il suo audio. Ok, è veramente divertente. Ok, abbassiamolo perché sono le 2 di notte e la gente sta dormendo. L'una di notte, non mi ricordo che ora è. Ok ragazzi, ci siamo. Il drone è questo. Vediamo se riesco a farvi vedere come salta. Ok ragazzi, allora, come vedete è in diretta.
Ora io proverò a farlo saltare sulla sedia, o almeno ci proviamo. Abbiamo la prima opzione per il salto in alto e la seconda per il salto sulla distanza. Ok, posizioniamolo bene, proviamoci. Olè! E vabbè, è caduto. Facciamolo tornare indietro. Ok ragazzi, avete capito? Proviamo un altro saltino. Che figata ragazzi, è veramente una figata. Allora, la rotazione con questo a che serve? Allora, il drone, come vedete, mette la molla dietro di sé. Noi possiamo caricarla. Allora, e in pratica possiamo ad esempio dare un calcio, diciamo così, a qualche oggetto, a una palla, a qualsiasi cosa. Veramente una cosa carina. Vabbè, poi bisogna riposizionarlo bene. Bene amici, questo era il Parrot Tuk Tuk Jumping Race Drone, il drone dal quale si è ispirata la Ubisoft per Watch Dogs 2. Scusatemi se non sono stato molto preciso, però quel che vi posso dire con sicurezza è che il drone è divertentissimo. Vi ricordo che potete acquistarlo sul sito ufficiale Parrot oppure su Amazon. Bene, cosa ne pensate? Fatemi sapere qui sotto nei commenti, lasciando anche un bel like condividendo il video. Se volete altri video su questo simpatico drone, ditemelo sempre qui sotto. Bene amici, questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!